tutti e benvenuti nella nuova rubrica del Cinema Don Zucchini, Cine Attack, dedicata proprio a voi giovani. Vi state annoiando, eh? Vi manca molto andare al cinema? E scommetto che avete pure finito i popcorn. Ecco, noi siamo qua proprio per voi. Nelle prossime settimane vi guideremo nel fantastico mondo del cinema e vi suggeriremo una serie di laboratori, giochi e attività tutte per voi. Ci accompagneranno in questo viaggio dei cortometraggi di animazione, delle vere e proprie perle, ricche di segreti da scoprire. Al termine di ogni appuntamento vi proporremo una sfida e chi la vincerà avrà diritto a un ingresso omaggio al cinema. Quando riapriremo? Bene ragazzi, mettetevi comodi, ma non troppo, perché abbiamo in serbo per voi davvero tante belle sorprese. Siete pronti a partire? Sì! 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 Molto bene, motore, Chuck, azione! Thank you.
Il protagonista di Coin Operated, un bambino con la passione per lo spazio, impiegherà tutta la vita per raggiungere il suo obiettivo. Dietro al suo banchetto di limonata fresca lo osserveremo crescere, maturare ed invecchiare. Tutti i soldi guadagnati verranno dedicati al suo viaggio verso l'infinito, a bordo di una giostra navicella. Tutto sembra essergli a sfavore, la ruggine e soprattutto il buon senso. È impossibile che una giostra ci catapulti nello spazio. Eppure accade l'impensabile e il nostro eroe è pronto a salpare verso l'infinito e oltre. È scritto e diretto da Nicola Ariori, ingegnere informatico di New York, che nel 2017 ha scelto di trasformare la sua passione in impiego, passando al cinema di animazione. Ed ora la sfida. Ed eccoci qua, col nostro salvadanaio fatto e finito. A questo punto però manca solo una bella decorazione. E perché non disegnarci ad esempio il nostro sogno? Così ogni volta che inseriremo una monetina al suo interno sarà come un piccolo passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo, del nostro sogno. Questo salvadanaio l'abbiamo realizzato con dei materiali che speriamo possiate avere tutti in casa, ma ci sono tantissimi altri modi di realizzare dei salvadanai. Vi lasciamo un elenco, una serie di immagini dalle quali potrete prendere ispirazione. Se avete piacere di inviare la foto del vostro salvadanaio, l'indirizzo alla quale mandarlo è sempre lo stesso. Come sempre vi ringraziamo e a questo punto ci vediamo al prossimo Cine Attack!